Allora, Riccardo Leonelli, siamo alla 17ª edizione del Terni Film Festival Popolo e Religioni e la prima con la sua direzione. Esatto, è la prima, per me è un'emozione grandissima perché fare qualcosa per la mia città che si possa, come dire, che possa essere utile per tutti i cittadini, per noi, per crescere a livello nazionale e magari anche un pezzettino a livello internazionale è una bellissima occasione. Stiamo lavorando tanto, da tanti mesi, anche in tempi piuttosto rapidi, perché sono stato nominato a luglio, quindi quest'anno abbiamo fatto la 2020 doppia edizione, edizione online e edizione dal vivo a maggio, quindi abbiamo avuto meno tempo, ma abbiamo cercato di inserire tanti eventi relativi al cinema, relativi alla cultura in generale, al teatro, alla musica e anche alla parte sociale, perché abbiamo un focus dedicato al Brasile e un focus dedicato all'Afghanistan quest'anno. Infatti ho visto un'edizione ricchissima, con tanti Sì. film in concorso e anche tanti corti in concorso. Tanti corti in concorso, infatti questo è un tema importante che io ho voluto assolutamente sottolineare perché abbiamo ricevuto una quantità di cortometraggi di un livello pazzesco, molti italiani bellissimi, ma soprattutto europei, e sui corti vogliamo puntare perché è una forma di cinema che permette agli indipendenti di fare prodotti di qualità senza avere budget enormi che ovviamente li vincolano poi dopo alla grande distribuzione e quindi a scendere necessariamente di qualità. E anche tanti personaggi di spicco in questa edizione del festival. Assolutamente sì, sia dal punto di vista del nome, pensiamo a Giorgio Pasotti che verrà il 7, pensiamo a Giobbe Covatta che riceverà il premio alla carriera il 12 novembre, ad altri nomi conosciuti che verranno e parteciperanno, Lino Guanciale che interverrà con un videomessaggio, Christoph Zanussi, nostro presidente onorario, ma penso anche a grandi attori, registi che abbiamo scoperto quest'anno, che sono meno conosciuti ma che hanno fatto dei prodotti di altissimo livello. C'è Daniele Cipriga, un regista e direttore della Certo. fotografia straordinario, una persona spettacolare, preziosa, che ci terrà anche una masterclass quest'anno. Ecco, lei Leonelli, che ruolo si è ritagliato in questo festival? A Allora, parte, io voglio dire, quello importantissimo di direttore artistico, di no? direttore artistico, io ho curato la regia di una piccola intervista per il Focus Brasile e di una parte del Focus su Dante, perché quest'anno avremo tre appuntamenti dedicati a Dante, essendo il settecentenario dalla morte, per cui avremo un focus sull'inferno, uno sul purgatorio e uno sul paradiso. Per il purgatorio abbiamo pensato a un progetto molto interessante che mette insieme teatro e cinema, di questo curerò la regia e farò un piccolo cameo. Così per dare un pochino la mia firma senza Grazie esagerare. Riccardo Tonelli e buon lavoro, Grazie eh? a te, buon lavoro. Grazie. Ciao.